Eccoci qua, buongiorno a tutti. Di cosa voglio parlare oggi? Voglio parlare delle profilassi vaccinali nei cuccioli. Allora, un cucciolo quando esce dall'allevamento non potrà mai essere vaccinato per tutte le malattie infettive presenti, però senz'altro un buon allevatore insieme al proprio veterinario studierà un piano vaccinale che proteggerà il cucciolo dalle principali malattie virali. Quello è da tenere molto presente è anche lo stress. Un cucciolo che si separa dall'allevamento diciamo è stressato, quindi c'è un abbassamento delle difese immunitarie e può comunque contrarre forme diciamo più leggere delle malattie per le quali è vaccinato. Quindi è importante evitare ambienti promiscui, specialmente nei primi giorni, magari cliniche veterinarie dove possono essere ricoverati cani malati. Lasciarlo un attimino tranquillo, questo non vuol dire non portarlo fuori, vuol dire portarlo fuori con buon senso. Poi un'altra vaccinazione ad esempio che noi facciamo fare dopo i 6 mesi è la vaccinazione per la leptospirosi, perché diciamo abbiamo avuto in passato casi diciamo di effetti collaterali piuttosto importanti. Quindi per quanto riguarda la leptospirosi è una malattia che noi andiamo a vaccinare dopo i 6 mesi, quindi magari è il caso nel cucciolo evitare ambienti particolarmente infestati da ratti, come possono essere lungo i fiumi o ambienti stagnanti o dove c'è una forte presenza di questi animali portatori di questa pericolosa malattia. Però insomma, in linea generale il buon senso è sempre la cosa migliore, quindi possiamo portare fuori il cane però evitando ambienti particolarmente promiscui. Io vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.